dal 26 al 29 ottobre 2017 nel Parco Archeologico e nel Museo di Paestum, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Salone con 100 espositori e 20 paesi. È stata una delle più gettonate mete per il turismo, soprattutto under 20, nell'estate 2017. Malta, con le sue spiagge, le altre isole dell'arcipelago, la storia millenaria, è riuscita negli ultimi anni ad attrarre sempre più turisti, molti dei quali arrivano dall'Italia. Anche Napoli è ormai molto ben collegata per la maggior parte dell'anno alla Valletta, la capitale, che con il suo porto antico è anche punto d'arrivo di numerosissime crociere. La storia antichissima di Malta trapela da ognuno dei suoi edifici. L'attaccamento alle tradizioni militari, volte a proteggere dall'assalto dei nemici l'antica cittadella, è chiaro non solo per le mura di cinta perfettamente conservate, ma anche per i rituali spari dei cannoni posti al di sotto degli splendidi giardini del Barracca Superiore. Indispensabile, anche se vi fermerete solo per poche ore a Malta, una breve visita a Medina, antica capitale dell'isola. Qui le strade si fanno ancora più strette, il colore degli edifici richiama subito la mente a un clima caldo e secco. E ancora una volta, le meraviglie dei tesori nascosti portati qui o realizzati da artisti del calibro di Caravaggio lasceranno il turista a bocca aperta. Meraviglia assoluta il dipinto Decollazione di San Giovanni Battista, autentico capolavoro di enormi dimensioni, circa 6 metri per 4, e assolutamente non riprendibile con le nostre telecamere, la cui realizzazione valse al pittore la Croce dei Cavalieri di Malta. Chi non conosce questo piccolo borgo, Castel Campagnano, al confine tra le province di Caserta e Benevento, il libro di cui vi parliamo oggi può sembrare poco interessante, ma in realtà questi ricordi non sono solo campagnanesi, come recita il titolo dell'opera prima dell'ingegner Mariano Frese, che oggi ho il piacere di avere qui accanto a me. Si tratta veramente di ricordi di vita, vita che forse adesso non è più come era una volta. Allora, ingegner Frese, intanto perché, da dove sono venuti fuori questi ricordi campagnanesi? Prima di tutto sono venuti fuori dalla mia vita vissuta qui in paese, essendo io nato qui a Castel Campagnano durante la guerra, e poi anche dall'esigenza di fare in modo che le generazioni odierne conoscano il tipo di vita dei loro genitori e dei loro nonni, un tipo di vita completamente diverso e che si è cambiato appunto in questi ultimi anni. Ecco, questi ricordi partono quindi forse dalla sua infanzia. Lei ha avuto comunque una vita particolarmente intensa, è un gran viaggiatore, è molto impegnato anche nel sociale, con dei viaggi ricorrenti come barelliere a Lourdes, ma poi dove arrivano questi ricordi? Fin dove lei ha scritto? I ricordi partono dal dopoguerra, con riferimento anche ad alcuni episodi precedenti, perché raccontatemi da mio padre, e proseguono fino alla metà degli anni 70, perché il discorso poi sarebbe stato troppo ampio. Lei si ritiene soddisfatto oppure l'appetito viene mangiando e adesso ne vuole scrivere già un altro? D'inverno la vita in paese è molto semplice e anche poco impegnativa, per cui può darsi che quest'inverno potrei scrivere il prosieguo
però cercando di essere sempre imparziale nel raccontare e obiettiva, certo. Dobbiamo dire che la comunità di Castel Campagnano ha anche una grande, vorrei dire quasi succursale, in America, e abbiamo visto da internet che c'è già stato un grandissimo interesse negli States per questo libro, proprio perché parla di una Castel Campagnano, ma tutto sommato di una vita che al giorno d'oggi non c'è più. Bene, allora grazie all'ingegnere Mariano Frese per questa breve chiacchierata, grazie a voi per essere stati con noi, vi ricordiamo Ricordi Campagnanesi, Brignoli Edizioni.